pusher mi scrive, mentre pusher mi dà la punta. Oh, raga, dai a tutti i Fibut, Fibut Trap Master, io dei Fibute. Ha dato successo, ecco il pronascio dal cielo e mi ha coppellato de merda, de Gaspare. C'è un'attività, in culo, fate, non hai capito, qua si parla di una cosa, c'è un'attività, c'è una cosa seria, fate, vuoi diventare qualcuno di importante nella vita, ci penso io, fate, ma devi cacciare i pavos, fate, devi cacciare i soldini. Ci risiamo, Manuelito, ci risiamo. Oh, mi sa che sta macchina ma ti lascia a me, ha fatto più 17-27 che sta macchina, che non lo so di è. Pure a freddo della squaglio, sì. Gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fateli così. E mentre stomini da merda rosicano, fateli. Nel 17-27 si fa portare il sushi a casa e lo mangia, fratello. Eccoci qua. Tu, fratello, continua a parlare. Fai differenza, però. Se no, magari involontariamente, se mettiamo parole. Ma che stai a dire? Sono 3-4 giorni che punto sempre sullo stesso coso e sono 4 giorni che mi sento. No, però così. T'avemmo fatto pure ragionare, frate. Che cazzo state a dire? Ma che state a dire? Frate, ma scusami tanto, ma già la situazione. Ascoltami a me. Scusami tanto, frate, già la situazione è curcuma, no? Uno cerca un attimo da farti ragionare, frate. Da farti accendere un attimo il cervello. Sono ragionamenti. Perfetto, frate, volevo fare. Frate, vuoi fare quella che la gente? Famola, stiamo dalla tua, frate. È questo. Siamo un gruppo, siamo una batteria. Stiamo dalla tua, frate. Non, c'è non chiedo mai niente a nessuno. Non chiedo mai cazzo a nessuno. Sto sempre sul pezzo mio. Non chiedo cazzo a nessuno. E a me sta cosa mi vanno proprio per sangue al cervello, ma fanno proprio scilocchi da fuori. Perché poi lo so. Perché ogni volta dove poi devo rappresentare. E il personaggio che non sa. Fermate, non fa la fine dell'altro giorno che hai spaccato il cellulare. Fermate. Non come c'è anche assi, non te la via col cellulare, state fermo. Ma non me ne frega un cazzo a me dopo dei conseguenze. Perché mi si aggrippa il cervello, non me ne frega più un cazzo né del gioco, né della gente, né di niente, né di nessuno. Ma tanto lo porta al cospetto, già te l'ho detto, Manuel. Non mi frega un cazzo, il costo da venire addosso a te e a quell'altro stronzone là sopra, che ancora chiacchiera, che mi sta a cagare il cazzo. Non ti stava non per cazzo, te stava a cercare di far ragionare, frate. Frate, te stava a cercare di far ragionare, frate. Vabbè, stiamo cercando a far ragionare. Io no, sempre allora, il cervello mio a fa, disfa, capia, non di a fa. A me sono rotto proprio perché asso. Frate, perché ci vuole un minimo. Ci vuole un minimo di diplomazia sulle cose, frate. Un minimo di diplomazia, non tanta, frate. Un bricioletto di diplomazia. Frate, ci vuole un briciolo di diplomazia, frate. Di farmi. Oh, di fare una cosa? Di fare una cosa, falla, stop, frate. Bravo. Allora, te senti chiamato? Te senti chiamato? Oh, te senti chiamato in causa? Te senti chiamato in causa o no? Ma perché c'ho torto? Ma perché c'ho torto? No, c'è ragione al 100%. E allora, basta parlare. Se va... Ma no, c'hai ragione. Oh, Manuel non si sta esprimendo, ma c'hai ragione al 100%. Quello che ti aveva detto lui era un consiglio, ma l'abbiamo detto alla scrivania dell'ufficio di Manuel, al salone. Se qualsiasi cosa sta, se litighi che ha ragione, stavo da tua. È vero o non è vero? Mi sono rotto il cazzo. Ah, ma odi da dire, ma perché ogni volta non parli mai, odi da dire cose. Siamo parlando. Ah, ma pure te, poi sta sempre zitto, Manuel. Di parlare, Manuel. A tua devi dire, compa. Che stiamo facendo? Senti la cosa. Voi lo sapete che quando io vado fuori col cervello, poi divento. Mi soscurano proprio le nebbie, no? Lo sapevo, in questo caso poi mi arriva il sangue al cervello. Mi sa che le punte non le scusa un attimo, ma tu c'hai ragione. Io c'ho ragione perché c'ho torto. A posto, basta. Ti ho detto, tu hai ragione? Certo, c'ho ragione. Ok, che cazzo vuoi da me? Io ti ho dato un consiglio. Tu non vuoi attenerti al consiglio che ti ho dato io? Non mi devi stare a... Non te devi stare a giustificare con me. Fai come cazzo ti pare. Fai come cazzo ti pare. A me non mi devi dire un caso. Fai come cazzo ti pare. Sono cazzo. Fai come ti pare. Ovviamente noi ti stiamo dietro. Io lavoro con certa gente. Punto. Te hai ragione perché hai ragione. Fai come cazzo ti pare. Vai, fratello. Io dopo. Fa sbagliato se mi hai responsabilità sue. A scrivania abbiamo parlato così. A scrivania è stato detto dopo quello che mi ha detto te, ma inizio è stato detto boh. Cerca il sabato, non caga il cazzo. E io gli scivola per rispetto pure del gruppo
e io scivola e scivola e scivola, però siccome che poi le cose continuano perché c'è tanta gente che rompe il chiasso tutto il giorno, non lo sa poi fuori dal telefonino quello che può succedere, capito? Che a me poi non me ne frega più un cazzo, perché io sto se 24 ore su 24 sul telefono, io e vedo tutto, sto io vedo tutto, non ne la faccio, vi dico la verità, non ne la faccio. Non mi dite che poi sono cattivo, non mi dite che poi è colpa mia, No, frate, noi a tavolino ti abbiamo detto. Allora, frate, ripetiamo un attimo, Carmo. Frate, a tavola. Porco dici, ma mi ha rotto perché asso, ma pare che sto cazzo, grande cazzo, ma mo le cana palla mo porta a spasso. Lo so, frate, ma devi stare un attimo tranquillo, però dobbiamo ragionare. Dobbiamo ragionare, frate, perché... No, io sono fuori ragione, frate, io sono fuori ragione. Lo so, frate, c'hai ragione. No, ma stai a litigare che ha ragione, frate, per carità di Dio, quello che ti sto dicendo io è soltanto una cosa. Mannaggia la miseria. Allora, ti sto dicendo, a tavola, stavamo a scrivania del Salone De Manuel, tu hai detto, c'è sto problema. Lui ti ha detto, io ho dei rapporti lavorativi, ti do il consiglio di... Ma se c'hai ragione, pensi hai ragione, fai... Però poi io di dietro ti ho detto, se siamo guardati in faccia con mano, ho detto, ma se c'è un problema ci stiamo. E lui mi ha detto, 100%. Quindi, stiamo da tua, boh. Non hai capito, forse non hai capito. Allora, nel discorso lavorativo che c'è stato con Manuel o quello che sia, io ti dico la verità, lo rispetto. Io non sto rispettando una persona come si sa, come si è girato nei confronti. Ecco, capito? Nei confronti del sottoscritto. Ma col cazzo, è il cazzo. Mia, che sono l'unica per l'ultima persona. Che l'ha aiutato. Io sono l'ultima persona. Lei a farmi snobba così da un fascio da merda del genere. Non ci sto. Oh, ma vado entrare in diretta, sto pezzo di merda, per favore. Ma fai salire un momento. Io volevo sapere che i cazzi sono. Manda la richiesta al gelo. Mando al gelo. Ma fate il cazzo. Aspetta. Sì, mo faccio salire. Ma mi sono rotto il cazzo. E porta rispetto a destra e a sinistra. Parla male. Apre la bocca, gli è da fiato. Non capisce un cazzo. Mi pare un rimastino di merda. Sta sempre a rompere che capisce un cazzo. Come cazzo fa essere quello il 17-27 e dica la verità che le palle mia contano di più. Ma non lo so, c'è ragione pure te. Sto pezzo di merda, per favore. Ti condividete la diretta? Che ballo solo a parlare. Condividete la diretta al Genoa, per favore, ragazzi. Le famo delle belle stasera. Mannaggia la miseria. Guarda, mi sto proprio a ingrippare. A mano, a me frega il cazzo, che il rapporto di lavoro, le cose, a me mi frega il cazzo, e le macchine, a me non mi frega il cazzo. Abbiamo sta calma un attimo, andiamo per gradi, ragiona un attimo. Hai capito? Ma te lo sto dicendo, non mi dica poi non mancano di rispetto, ma frega il cazzo. Sta calma un attimo, stai un attimo tranquillo, stai un attimo tranquillo. Vabbè, mo famo salire. Ragazzi, condividete al gelo che famo salire al gelo, dai. Ma io dico una cosa, devo fare una diretta tranquilla, perché tanta gente è inutile che chiacchiera. Ancora non ha capito. Manuel, mi dici il profilo del gelo, per favore? Che se parlano, se dicono e se fanno. 17-27. Condividi sta diretta, fammi il cazzo. VRLD. Mo mi sono rotto po' perché cazzo. Come sono rotto il cazzo. L'unica persona che non doveva permettersi a parlare così ero io. Ci ho messo la fascia, ci ho messo tutto. Ho preso i supprusi, ho preso tutto quello. È un pezzo di merda. Mi frega anche è stato scorretto, è un ragazzino! Bomboli! È un ragazzino! E non scappato di casa, boh. Sono stato io. E ho scappato di casa, boh. Sono stato io il primo a mettere la fascia a piagliere le parti. Ah, ma se lui mi dica che ha ragione, ma te rendi conto? Lo so, la so tutta. Ha capito? Lo so. E io ci ho messo la fascia. Io mi sono preso i soprusi. Mi sono fatto sentire tante tarantelle dell'arbucio del culo. Picassi sua. E poi esce da qua... Sta un attimo zitto, non riesco a capire quando sono fatte le popcorn. O sto a far salire, dai, Arge, sali, va. Ci posso credere, dica la verità. Argel ha rifiutato. Non ci posso credere. Ha rifiutato. Devo parlare tante lingue. Se io te imparo pure aramaico a te. No che vuoi. O vai a usare. Cami che ci vuoi. Stai calmo. Stai calmo però. Stai tranquillo. Le cose mi vengono nelle orecchie. No, ma ne stai. Argel, sta in diretta. Sta in diretta, Argel. Sali, Argel. O mo devi entrare.
o mo devi entrare. Oh, Asimo, mo devi entrare. Asimo, mo devi entrare. Lo sto a far salire, sto a mandare, frate, tranquillo. Emanuele, è amico tuo, fammi entrare. Ma che vuoi da me? Sta rifiutando, Arge, sali. Fammi entrare, pina lì la... Mettici la faccia, Arge, mettici la faccia, Arge. Mettici la faccia, invece da pitturartela, come pina lì. Allora, frate, ti carità. Guarda, io non sto in condizioni proprio. Ha rifiutato un'altra volta, la mano e rifiuta. La sono rotta il cazzo, ogni volta che pupa, io mi può per cazzo a nessuno. Sto sulle mie, me lo senti sempre. Ma tu ti rendi conto? L'ha scritto, l'ha scritto. Oh, come state a sentire, per favore? Oh, come state a sentire, Manuel? T'ha scritto ma chi entra, t'ha scritto ma chi entra. Cioè, mi si è bloccato tutto, non leggo niente, frate, di carità, pensa quanto mi sono grippato. Esce di entra, esce di entra. Ecco, vuol sta fissare in alto, ecco qua. Ma chi entra? Questo è come ci si dia la responsabilità, vero Gio? Complimenti. Quello ragiona col cuore, tu ce l'hai la faccia, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, perché tanto quando pensare quello che cazzo gli pare, i risultati miei so io quali sono. Il mio saper camminare, il mio saper rispetto, il mio sapere portare onore alla gente, le cose, lo so io. Sono stato stronzo io quando la gente me lo diceva, io ci credevo, io sono addosso e contro, perché è pischello, dai. Ma quale pischello? Vabbè, a 25-26 anni ci tiene la testa sulle spalle, è come dice lui. Se sbaglia, perché sbagli in avete fatti nella vita vostra. Ma lui non ammette però, fratello. Gli ha sta rimannare, raga. Non la faccio, è più forte di me, oh. È più forte di me, io che devo fare, non la faccio, più forte di me. Vabbè, sta calmo un attimo, frate, sta calmo un attimo, cazzo. È più forte di me, è più forte di me. Argero, sali un attimo, va. Non la faccio. Argero, sali perché gli sta a partire la nave a questo, poi diventa un problema, frate. Frate, gli sta a partire la nave, sali, Argero, diventa un problema, Argero. Non la faccio. Argero, sali e risolvi il problema, sta diventando un problema serio. Oh, cannami un attimo, me lo devo ricavare, da cannami, mega cacchiasso, lo dico subito, la piagna mi fa la cortesia. Senti che sta succedendo. Sta calmo, sta calmo. È più per bravo, più c'è devi andare in rimetta. Ma io ci posso credere, io ve lo giuro. Stai calmo, non sfasciare a casa. Amata, dico una cosa, divento il pescio pesto da merda sulla fascia d'etera. Ve lo giuro, per quanto esiste un Dio, divento il pescio pesto da merda. Ti faccio vedere che posso diventare una bestia di quelle che manca, ma tu lo so, te malissa. Hai capito? Simo, senti, non so condizioni, vai a rischio che te chiedi la diretta. No, stai calmo, stai tranquillo, non scendi. Ascoltami. Dimmi, fratello. C'è rischio che te chiudono, Simo, devo scendere. Aspetta, ho rinvito un'altra volta, aspetta un attimo. Ho rinvito, fratello, aspetta un attimo. O sto a rinvitare, aspetta un attimo. Arge, sali un attimo, va. Tu ti rendi conto, tu ti rendi, certo. E certo, certamente. Argè, sali, dire due parole, ma dire. Ho ogni soldi, certo. Argero, due parole, dire. Ti ha risposto. Non lo leggo. Ma quali risultati mi fai un bel bocchino, 50 euro? Ma è mannata, a pezzo del me. Come 50 euro? Dai, sì. Sì, va. Ragazzi, il bombolino è reale, il bombolino non paga nessuno. Ragazzi, Argero, non ti inventa il cazzo, che fai lo splendido che c'è sta al pubblico. Va bene. Bombolino, non mi ha pagato nessuno. Oh, Bombolino, ha pagato manco a me per venire la diretta. Ha fatto la guerra. Sono preso un batteria. Non fate gli splendidi perché mo sta con noi. Lo so, preso un batteria. Fate gli splendidi. È vero, lo confermo. Ha scritto San Bono. San Bono, palloncino. Ma senti, Simo, mi devi ascoltare. Ti faccio un per forza. Oh, Manu, che cazzo ridi? Questo si sta avvelenando, Manuel. Che cazzo ridi, Manuel? Che cazzo ridi, Manuel? Che cazzo ridi? Mi pare che stai al cinema, Manuel, con questi popcorn. Che stai dentro al cinema? Ma ridi pure in faccia. Senti, Asimo, non voglio aiutare. Ha scritto Argero Rennes questi tre. Dai, sta buono. Dai, aspetta un attimo. Scendo. Ho riprovato in vita, aspetta, no, è sceso. Ma guarda la miseria, oh, guarda la miseria, che situazione che si deve creare. Guarda meno scemo, che situazione che si deve creare. Ma guarda te la miseria, oh, guarda te la miseria. Pure te, no, morite gli in faccia, cazzo, no? Quello sta avvelenato, sta a spaccare a casa, glieli in faccia, frate. Famo batteria, famo gruppo, fratellanza, glieli in faccia, bro. Boh. O rifaccio salire. Perché?
palloncino. Io lo sapevo che gli... ti sei immaginato lui, oh, ti sei immaginato il palloncino con il cappello e caban, ma via la vita, via la vita, pensate di merda, via la vita, dillo però, no? Mannaggia la miseria, oggi ha creato il panico oggi, molta risolvi sta pratica, compa, sali bomboli dai. Ma guarda la mignotta, guarda, guarda, mannaggia la miseria, dai bomboli, sali, che fa, ma diretta senza di te, dai. Pubblico, cercate il bombolino. Simo, ascoltami, Simo, ascoltami. Stai, allora, aspetta. Ma Simo, ti dica la verità. No, ascolta, ti dica la verità, ascoltami. Dopo sai che succede, Simo, che vado fuori controllo. Se vado fuori controllo, dopo succede che sto dentro casa, non ci posso stare. Rispetta quello che... devi stare calmo. Vengo, allora, ascolta a me, ragioniamo un attimo, finita la diretta. Mannaggia la puttana scioccola, oh. Mannaggia bombolino de Rems. Arge, ha salito 2 secondi a parlare con sto Cristiano, no, eh? Papà, scherza. E il piccone stavolta, vedi? Guarda, voglio sta zitto, va. Vado, guarda la miseria, oh. Bombolino. Ora ha fatto il top a de brutto, tu lo sai lui com'è poi, eh? Ah. Lo sai che dopo o va piano, lo sai o va piano? Guarda, è successo, orto. Vabbè, c'ha la maglina via. Quello è il problema. No, no, non c'è stato nessun problema. Gli ha spiuma, mica no. Sali, bombo! Sali, bomboli! Magari questo sta smonta a casa, molto, lo dico io. Questo sta via, capocciate i muri, molto l'avamo spaccato, guarda. Ma guarda come lo troviamo tutto sfaccicato, guardate, eh. Guarda come lo troviamo. Lo so, frate, e i tuoi di testa, ah, frate, e dai, e i cipolle si fanno aio. Quando le cose vengono riconosciute, Argelo sarà imparato, frate. Ah, frate, Argelo sarà imparato, quando le cose vengono, cazzo, riconosciute dalla gente. A me che 17-27, ma sai quanto cazzo ce ne frega, frate? Ah, frate, è rispetto fino a mo' si è portato, perché c'è una collaborazione, frate, con te. C'hanno una collaborazione. A me che cazzo me ne frega, frate? Quello comunque è un amico, il bombolino, frate. Certo. Al salone, che gli abbiamo detto al bombolino, frate? Io c'ho un rapporto del lavoro, se puoi evita, se c'hai la ragione, che litighi che ha ragione, vai, stiamo dalla tua. Oh, gli abbiamo detto in due, eh. Franzo, potevamo rimagnare, dai, frate. Chi sei rimagnato? Bo- no, se gli... Fra, se gli ridiamo in faccia, se sente di tutto. Non no, me cagare cazzo! E che gli ho detto? Mi è venuto da... Aspetta. A te, ce l'ho con te. Ah, aspetta, no, perché stava ad aggiungere il bombolino, dimmi. Mi è venuto da dire, gli ho detto già 30 volte che c'ha ragione, 30.000 volte. Ah, frate, lo sai lui come... No! Frate, l'ho capito, ma lo sai come vive lui le cose, frate? Oh, io ti ho detto che c'ha ragione, mo' mi sono messa a ridere, ti ho detto che c'ha ragione. Ma frate, ma meriti in fascia, frate. Ma io ti ho detto che c'ha ragione. Ma io devo sta qua, ma che cazzo devo fare? Ma meriti in fascia, frate. Meriti in fascia, frate. Oh, sai che sono... Ah, vedi, alzissi, vabbè, sei bravo, Sei bravo. Mi stai a far ridere pure a me. Questo non ti porta rispetto, ma sei bravo, sei io. Dai, ma... Dai, Manuel, che sfascia, una casa, Manuel, dai. Vai a dormire, va 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 a dormire. Oh, ti ho detto, ti faccio vedere la diretta, ma devi accannare, Manuel, non mi ridurre. Dai, calmo. Aspetta un attimo, ascoltami, prima che scendi. Ma devi accannare. Riproviamo in vita al gelo, sto a riprovare in vita al gelo, aspetta un attimo. Tieni, allora. Non ce posso credere. Vai, Argeno. Te sta scrivere, Argeno, vai. Argeno, non gli fa smonta a casa questo stasera. Oh, senti, non te preoccupare. Vai, a me la frega a cazzo, va. Vai, che mi sono rotto a cazzo, ogni santa volta stai pratica del cazzo, gli trovi addosso, e dai, ma vaffanculo, vai, dai. Bombo, fermati. Bombo, no, non fare più casino, poi ti spiego perché. Sto dicendo, non sono in condizione. Calmati un momento. Allora, e allora scendi se non sei in condizione. Calmati un attimo, frate.
ho fatto del bene, sto prendendo i calci in bocca, non va bene, capisci? Parla bene però, parla bene però, poi ti spiego perché, fratello. Stai calmo, fratello, che la risolviamo questa, non ti preoccupare. Non ti sta a preoccupare, fratello. Vabbè, ma tu come le vuoi? Non è possibile. Ma qual è il problema? Oh? Qual è il problema? Che, aspetta un po', che ha scritto, aspetta un po'. Arge, però stai a spostare a parlare, Arge, stai a spostare a parlare con una persona che non te lo può permettere, frate. Devi essere pure un po' gentile, devi essere pure un po' educato, frate. Perché la situazione si sta a far quanta amara. Stai calmo, frate, che che ti senti male, bro, stai calmo. Io certe volte la vedo un'altra maniera, te dica la verità. Io ti ho detto, hai perfettamente ragione. Se mi fa parlare però, è sito. Vai, dì. Io ho detto, c'hai perfettamente ragione, ok? Quello che hai fatto te è stata un'opera di bene, te lo porti dentro, c'hai la coscienza pulita. Ma devi andare a scassare con la gente. Perché secondo te è bello che la gente si comporta come io mi comporto di conseguenza, che la gente si comporta di conseguenza con me, almeno penso questo. Sta dicendo al Gero che stai a fare delle scenate. No, sta a dire che stai a fare delle scenate fuori luogo proprio. Ma tu stai a pensare che ballo solo lui a fare scenate. Se io decido di fare una cosa, la faccio. Questo te la fa vedere la scenata, fratello. Questo te la fa vedere la scenata, fratellino. Dai, Arge, falla finita, non alimentare, che questo esce di casa stasera. Per favore, dai, per favore. Arge, per favore. Evita, Arge. Da retta a chi è più grande, Arge, evita. Con Luca, evita. O stai a trattare male. Faccia da cazzo palloncino, ma chi te sen cura? E poi vedi come te sen cura, fratellino. Te sputo in bocca. Vabbè, Arge, io penso che con la chiamata potete risolvere tutto. Sì, Arge, va a modo mio stavolta, però. Ti dico la verità. Vabbè, stai tranquillo un attimo, però. Va a modo mio, la risolvo a modo mio. Ma ti faccio vedere che il matto non è solamente lui. Ma poi ti faccio vedere, allora, a questo punto, visto che mi caga così tanto il chiasso, ma ti faccio vedere, perché io sto nella... Oh, quando una persona sta in ragione, sai che significa? Non c'è sta per nessuno, fratello. Quando vai in ragione, te devi solo che scansare. E te lo do per certo. Quindi se mi stai sentendo pezzo di merda, che non hai umiltà e rispetto... Stai calmo, per favore. Te faccio chiudere la diretta, fermo, dammi retta. Te faccio chiudere la diretta, fratello. Ti faccio chiudere la diretta, da retta al bombolino ti faccio chiudere la diretta. Lasciami perdere. Te lo dico con 15 lingue. Guarda che stasera sto parlando solo. Te lo dico 15 lingue. Per favore. A far del bene alla gente. La gente la fuma addosso. Ma lascia perdere. No, che lasci perdere? Che cazzo stai a dire? Sta in difficoltà, oh. Ma che stai a dire? Ha sbagliato, c'ha 25 anni. Se lo ripiace. E non sa chiedere scusa. Non sa chiede scusa. Con lo stesso criterio. Io ti dico la verità, usci da casa. Stai calmo, per favore. Esci da sta diretta un attimo. Esci da sta diretta. Scendi, dai un attimo. Me devi scendere. Dammi retta. Me devi dare retta. Aspetta un attimo che mi sto a rimettere le cuffie. Un attimo che c'è un problema. Manuel, ci sei? Sì. Sei intoppato, fratello. Mamma mia, un attimo, ragazzi. Che panico stasera essere stanchi, ragazzi. Questo è il bello della diretta. Ancora non abbiamo fatto salire nessuno perché è successo sto cazzo di guaio. Un attimo, mi senti? Io penso che è una cosa che... non lo so, dedicare la verità. Torna un po', cioè, no? Eh? È il caso che magari ti calma un pochettino, no? Però sì. cioè, Argero c'è un atteggiamento provocatorio, mentre tu la messaggistica cominci a far coglione, dai, non mi sembra il caso, no?
Dai. Vabbè, Margero, lo sanno tutti che è così. Eh? Lo sanno tutti che è così. Sì, sì, Argero, fammi un bocca, Argero. Ha detto Argero? Manuel Merla. Sì, sì, fa. C'ha pure le gambe storte. Sì, sì. A frate. Dai, regalo, Argero, tutti Manuel Merda. E domani Argero scende da casa via l'autobus. Via l'autobus. Argero, domani vai a pedagne. Sì, no, sì. Perché lui è convinto che finché paga gli è tutto concesso. Ah, rifaccio salire il bombolino un attimo. Dai, che cerchiamo un attimo di vedere. Beh, se sale al gelo. Più che altro se si calma lui un attimino. Che situazione stasera, ragazzi? Sta situazione la vedo proprio incasinata. Secondo me qua qualcuno prende proprio lo schiaffo sul cozzetto di dietro. Sei più tranquillo? Regà. Oh, cavolo. Dice, frate. Simo, ascolta. Dimmi, frate. Tu stai rischiando pesantemente di essere chiuso questa sera, dammi retta. Vabbè, stiamo tranquilli, dai. Vado fuori controllo, Simo, non la faccio. Non riesco a ragionare. Frate, però ci devi stare tranquillo un po', fra. No. Non posso stare tranquillo per due cose, per la carognata che mi ha fatto st'uomo e per la risata in fascia. Fra, ricordate una cosa. Vabbè, lascia stare la risata di Manuel. Ti ha detto Manuel che deve fare, gli è scappato da ride, frate. Quello che ti voglio far capire è questo. Bro, se non è una persona che riconosce, che sa riconoscere i propri errori e avere anche un gesto nei confronti del prossimo suo che ragiona con quella capoccia di merda, non gliela rompite la testa. Ma tu ti rendi conto quello che mi ha detto? Ma tu te lo sai, no? Ti rendi conto quello che mi ha detto? Mamma mia, frate. C'ho la pelle d'oca, frate. Ti rendi conto cosa mi ha detto? Ti rendi conto? Che ti ha detto? Lo so. Frate, parole che non si possono dire. Ma fai bloccare la diretta, la faccio bloccare io, eh? E fai la bloccare. La faccio bloccare la diretta. No, te lo dice in DM che è meglio. No, raga, sposta troppo a parlare. Non mettiamo dalla testa, o parla e non mettiamo dal cervello, o c'ha la lingua e va i cazzi sua. Nervoso, andare fuori controllo, non è possibile, ma fai del bene e scordatene, fai del male e pensaci, fai del bene e fai, è come se hai fatto del male, non ci posso credere, sono cambiati. Ma frate, c'hai ragione, ma le cose si affrontano pure diversamente, e tu non spacchi tutto, che cazzo hai risorto, frate? Dai, che fai 2-3 mila, cazzo, se sfoga fra 2-3 mila euro di danni dentro casa, frate. Qua non guardo se chi c'è sta, chi non c'è sta, capito? C'è di guardare, ci sono pure i ragazzini dentro casa, frate. Non gliela faccio. Ah, ma questo va a finire male, fratello, dica la verità. Abbiamo passato una giornata come si deve oggi a media. Dica la verità, questo se non arrivo a mettergli le mani addosso, ma di certo, ti giuro, gli levo quello che c'ha. A macchina, a mia. Gli levo quello che c'ha. Fatta la verità, fratello. Vabbè, mo che c'entra la macchina, fratello, dai, mo che cazzo c'entra. Gli levo quello che c'ha, fratello, dica la verità. Se non ci arrivo perché non ci voglio arrivare, ti dico la verità, ma ci arrivo facile quando mi pare, è regalato come... Che ha detto? È regalato dai cinesi quando vai a comprare portachiave, fratello, ti dico la verità. È vero, però Manuel, però te posso dire una cosa, Manuel, rapporti... Ho fatto una cosa bella che stasera volevo dirla a tutti quanti, hai capito? Comunque applauso al bombolino che oggi è stato uno dei valletti di, come si chiama, di avanti un altro, ragazzi, non ce la posso credere, perché ragazzi, il bombolino me lo sono portato anche in televisione. A gente che mi sta pensando per quello che so. Perché prima la disperazione è stata aiutato da gente per bene, mo sei rifardito, capito? Mo sei rifardito, frate, mo sei,
Sei girato, oh, sei girato come il diavolo. Mo ci è arrivato all'ardo decreto, frate. Quando stiamo male ci ricordiamo tutti di tutti, frate. Poi quando stiamo bene. No, quando stiamo male ci avremo tutti bisogno, è diverso. Ci avremo tutti bisogno. Bello, ti faccio un applauso. Sei un grande uomo. A prescindere che ti infili dentro la diretta, ne manco le palle di entrare. Intanto non prendi una lira, frate, ti dico la verità, per me con un affare in culo. Io c'ho una potenza sola, ti dico la verità, ce n'ho una sola. C'ho una potenza per non bussare la gente, che alla fine ottengo quello che voglio. Non te lo scordare. Questo è vero. Te lo sto dichiarando. Non ne sappiamo qualcosa, vero, ma? Perché quando parlo io, non parla uno stronzo qualunque che ha aperto Instagram di stamattina. Quando parlo io c'è una potenza a mandare un pussa alla gente, che te ce manderò un pussa, tanto tu prima o poi esci fuori, ti dice il bombolino, finali, e pina lira. E quella sarà la mia soddisfazione generale, come fino adesso non ho dato una lira a nessuno e non me ne voglio un culo per niente. Ti dico la verità, sono uno più matto di te, Come si dice, ragazzi, come si dice, hai trovato l'albero che ti picca, Argento. Argento, hai trovato l'alberello che ti picca. A me un bicchiere d'acqua, va, cortesia, va. Non mi guardate, che non è cosa, non c'è niente, non è messo a guardare. Stai tranquillo, non ti preoccupare. Dammi un goccio d'acqua, per favore. Vabbè, stai tranquillo, però. Calmati un attimo. Adesso calmati un attimo, per favore. Sei rifardito, frate, sei rifardito. C'è sta gente che fa queste cose, frate. Che viva a sto modo, frate, gira le spalle, sta bene lui, se gira le spalle e cammina dritto. È così, frate. Frate, è così lui, frate. Vabbè, oh, è così per chi lo permetta, frate. Com'è che no, chi lo permette? Noi non glielo permettiamo proprio. Vabbè, ma te c'ha ragione, te c'ha ragione. Vabbè, c'ho ragione, Non so, certo c'ha ragione. Come te faccio vedere, però, frate, ti dico la verità. Poi non mi dite a bomboli, però, te sei allargato, ma chi ti rispetta, fatta. Vai, come ti pare. Sfascio tutto, frate, sfascio Instagram, tutto, ma frega a cazzo. Tutto. Sì, frate, sì. Emanuele, però c'è di fatto una cosa, che mo gli ha appeso l'anima. Mo si è cercato, frate. A parte gli scherzi, a parte le cose. La prima cosa che io ho detto, C'hai ragione. Frate, c'hai ragione, fai quello che devi fare, basta, punto. No, perché all'inizio dice però c'è sta il gruppo, bomboli, tu poi sei eccessivo. No, è stato detto, se potevi evitare. La gente pensano che uno dice, sai, quelli dicono, fanno che cosa, frate, che cosa. È stato detto soltanto se potevi evitare per non creare situazioni scomode. Vabbè. Sì, non creo situazioni scomodini, te preoccupare. Creo situazioni scomodini proprio, frate. Ti dico la verità. Troppi comodini sposto, te faccio vedere, poi mi sono rotto il cazzo. Ma mi sono stufato. Oh. Ah, ma mi frega il cazzo, No, ma c'è ragione, frate, c'è poco. La verità, mi sono stufato, basta. Frate, vedi che stiamo zitti, stai lì di cagare ragione, giusto, frate, va bene, È giusto, frate, stai lì di cagare ragione, va benissimo, frate. Nessuno sta di niente, bro. Capito, perché tanto vogliono però tutti, perché tanto cercano tutti in un modo e in maniera per metterci i bastoni dei rode, perché dirette tranquilli ne va a fare nessuno. Ma che ci mettono, frate? Ogni tanto c'è sta sempre, qualche cosa che non quadra. E mo ci si è messo pure lui, mezzo. Io non faccio il cinema, perché sennò io dovevo andare, avevo fatto la scuola drammatica, di teatro. Forse c'è ragione. Frate. Io sono reale perché c'ho il cuore, lo tiro fuori, lo manifesto. E ha messo qua come sto cazzo d'argento. Non me ne frega il cazzo, che fino all'altro ieri lo stimavo. Tre giorni fa lo stimavo, 4 giorni fa. Pure io lo stimavo fino a 3 giorni fa, c'è ragione. Prima che ti risponde, prima che ti dicesse quello che dicesse. Vabbè, ma te non vuol dire che ti ha detto. Ma frate, so di Mondm dopo, che è meglio. Far favore. Io lo so chi ha detto. Allora, frate, ne parliamo dopo in privato su WhatsApp. Dove parliamo dopo su WhatsApp, è meglio che certe cose, magari se rimangono nostre, che dici, è pure meglio. Se bloccano le dirette, non posso dire, io non posso, estraniare il linguaggio di quell'uomo di merda. No. Della mia batteria, dove tutte le sere fanno divertire la gente, non posso essere io l'artefice di fare bloccare la diretta, non esiste al mondo. Ha capito? Non esiste al mondo, quindi vi dico, quello che è successo lo sapete, in stretto contatto, io vi dico una cosa, ve lo giuro,
gli farò passare brutti quarti d'ora. Se non ci arrivo, gli faccio levare quello, dai, che voglio. Dai, levo quello che voglio. Gli levo quello, dai, che voglio. Boh, stai tranquillo. Ti dico la verità. Stai tranquillo. E se non ci arrivo, devi pregare Dio solamente perché il cervello mi si rimette in assi. Perché se non mi si rimette in assi, è finita, fratello. Mi ha fregato un cazzo. Angelo, ok, piacere, e mi dispiace che abbiamo rischiato che si chiudeva la diretta, però io sono una persona reale e quando mi devo grippare, mi frega a cazzo. Ma una buona serata. No, c'hai ragione, fratello. Ti avevamo detto, stai a litigare. Stai a litigare che ha ragione. Ciao, Chicche. Vabbè, ciao, te, ciao, saluto. Ciao. Che situazione. Ciao, Bombo. Oh, sta nero, eh. Sta nero. Vabbè, ma c'ha ragione. La frate sta lì di caga ragione, si dica ragione di sta zitto. C'è poco da fare. Frate, c'è poco da fare. Gelo, sai com'è la lingua. Tu te lo ricordi pure quando ti ha preso a calci la macchina, no? Are, oh, ricordato bene, frate. Are, oh, sì, sì. Ricordate quello che mai detto che non avevamo detto in pubblico, frate. Che te sentivi dentro lo stomaco, che mai detto? Dici, se ci avessi davanti o spiumo? Frate, e mettiti nei panni di quel cristiano, frate, gli ha fatto del bene, frate, l'ha aiutato, lo sai, poi io so cose che non dico, se vuole le dice lui, l'ha aiutato e gli ha fatto del bene, frate. Ma come no, ma l'ha aiutato davvero. Dai, oh, a frate, chi cazzo gli avrebbe fatto, a frate, ma chi avrebbe fatto quello che gli ha fatto lui, frate? Su, sei ripartito, frate, gli ha detto due o tre cose, frate, io sono rimasto desasso, dico, lo ammazza, cioè, frate, sono rimasto spancato, dai. Fate una buona sera a tutti da Ottavole di Roma e un bacio, ragazzi.